Buonasera siciliani e siciliane e bentrovati al TG Antudo. Oggi iniziamo con la notizia relativa ai sindaci che hanno ammainato la bandiera dell'Europa. Siamo contenti che molti hanno accolto il nostro appello, lo hanno fatto infatti Marco Schiesaro, sindaco di Cadoneghe in provincia di Padova, Marco Agnelli, sindaco di Castiglione Fiorentino, Vittorio D'Alessio, sindaco di Mercaiano in provincia di Avellino, ma anche Massimo Riberi di Limone Piemonte, Alan Cecutti di Taipana, una cittadina friulana, e Luca Grisanti, sindaco di Campagnatico, in provincia di Grosseto. Bene, siamo contenti che l'abbiano fatto in molti, però quelli che mancano sono i sindaci siciliani. Quindi noi questo appello ve lo ripetiamo. Ammainatele le bandiere d'Europa, toglietele dai municipi, dalle scuole, dagli edifici pubblici. Toglietele ovunque ci siano e che la nostra bandiera siciliana sventoli finalmente da sola, oppure vogliamo farci battere dai sindaci del nord. Speriamo che ci sia quindi un risvolto in questo senso. Cambiamo argomento e andiamo adesso sulla sanità. Oggi abbiamo pubblicato un approfondimento sulla situazione della sanità in Sicilia e vogliamo concentrarci in particolare oggi su quella privata. In Sicilia, infatti, la filiera privata registra un fatturato complessivo pari a 3,4 miliardi, con un valore aggiunto di 2,1 miliardi di euro, 63.000 occupati e 4.200 posti d'ospedale. Nonostante questo, il governatore Musumeci ha requisito nei giorni scorsi un albergo di 1.000 posti, disinteressandosi totalmente della potenziale disponibilità della sanità privata in Sicilia. Quindi noi ci chiediamo se in quella occasione il caro governatore Musumeci si sia preoccupato di più del benessere dei malati oppure di non intaccare gli interessi dei privati che sicuramente si guarderebbero bene dal fornire i propri posti a persone infette e che oltretutto non pagherebbero un soldo. Passiamo ora invece al governatore Zaia, che in queste ore è stato soggetto di satira sociale perché è cascato in una bufala storica. Per rafforzare il suo appello, infatti, Zaia ha letto ai Veneti un testo che sarebbe stato redatto da un tale Eracleonte da Gela, che è uno storico del 233 a.C. e che sembra raccontare di un'epidemia esattamente identica a quella dei nostri giorni, quindi invitando tutti a restare a casa. Ovviamente non c'è traccia di storica di tale Eracleonte se non di un vescovo cristiano del 100 circa d.C., quindi 3 secoli dopo rispetto a quello citato. Ora, noi vorremmo dire due cose. La prima è che il governatore Zaia forse non ha fatto le scuole alte ed evidentemente neanche il suo staff leghista, ma a noi questo poco ci interessa. Quello che ci interessa oggi invece è che il governatore Zaia ha fatto il 2% di tamponi ai Veneti e in Sicilia invece ne abbiamo fatti soltanto lo 0,2%. E questo è quello che conta realmente oggi. La seconda cosa invece è che se è veramente una bufala è davvero ben congegnata, perché se si deve parlare di storia e cultura antica, ovviamente dove bisogna andare? A Gela, non a Bibbano di Godega, perché quando noi facevamo storia e cultura i Veneti poverini mangiavano radici e vivevano ancora negli acquitrini. Vorremmo quindi un domani che il governatore Zaia se ne ricordasse e parlasse di noi tutti i siciliani con il rispetto dovuto. Con questo vi saluto e vi do appuntamento a domani alle 19.